comunque vi interessa, adesso quelle che saranno le prossime elezioni. Anna Maria Del Grande ci ha consentito di prendere contatto con questi signori che vedete al desk, che sono di Bologna, comunque dell'Emilia Romagna, e che fanno parte di un movimento politico per l'unità, MPPU, che è un'organizzazione, un movimento che sostanzialmente funge da laboratorio internazionale di lavoro politico. È un movimento apartitico che si richiama però a valori che eventualmente poi loro ci potranno spiegare meglio. Io non mi dilungo oltre, perché credo che l'interesse sia per quello che si dice dai relatori. Ricordo soltanto che questa è la prima serata del Circolo Culturale, che sta predisponendo il programma fino a Natale e poi dall'anno nuovo. Quando molto uscirà questo calendario di iniziative, e il 13 di dicembre faremo l'assemblea dei soci del Circolo, qui sempre in questa sala. Approfitto del fatto che ci sono così tanti giovani per dire che il Circolo Culturale è a disposizione, ovviamente, di chiunque voglia supportarlo, che voglia entrare per dare un contributo, idee, iniziative e quant'altro. Quindi, se non sapete cosa fare quella sera, magari ci vediamo qui, per decidere. Allora, prima di dare la parola ai relatori, vorrei che Monica prendesse la parola brevemente. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, benvenuti. Io prendo la parola solo per raccontarvi brevemente come nasce l'idea di questa serata e come siamo riusciti a realizzarla. Per farlo passo direttamente ai ringraziamenti, così sarò brevissima. Siamo qui stasera grazie al Circolo Culturale Unitore di Strade di Sant'Ilario, che ha scelto di promuovere questa serata, che significa organizzarla nei suoi elementi più tecnici, più logistici, ma significa anche abbracciare una proposta di questo tipo. E a questo proposito devo ringraziare il presidente Walter Magliani e la vicepresidente Rosanna Braglia, che da subito, non appena ci siamo incontrati, hanno manifestato grande interesse per quest'idea. Secondo me il circolo dimostra in questo modo di essere atteso alle necessità dei giovani e soprattutto dimostra una certa modernità, data la proposta della serata e il delicato periodo di propaganda elettorale in cui ci troviamo. In secondo luogo ringrazio Anna Del Grandi, vice sindaco e assessore al welfare e volontariato del nostro comune, che in via del tutto personale per questa sera mi ha aiutato a mettermi in contatto non solo con il circolo ma anche con i nostri relatori, ai quali naturalmente va il mio terzo ringraziamento, non solo perché daranno vita alla serata, ma anche perché hanno scelto una sfida di questo tipo, quindi realizzare un incontro che ha come tematiche degli argomenti strettamente politici, ma che di fatto si propone di raccontarli, di spiegarli in termini che non siano assolutamente ideologici né tantomeno propagandistici. Secondo me stasera, mettendo a nostra disposizione la loro serietà e la loro professionalità, realizziamo un passaggio di testimonio, comunque un passaggio di conoscenze importante, perché va ad opporsi alla retorica del conflitto generazionale che vede gli adulti sempre opposti ai ragazzi. L'ultimo ringraziamento va a voi, perché è chiaro che perché il passaggio di testimone si realizzi ci vuole qualcuno che lo accolga, e quindi vi ringrazio a tutti quelli che tra voi hanno risposto ai miei messaggi quando ci siamo sentiti e hanno dimostrato un interesse per la serata, ma soprattutto per chi ha stimolato in me l'idea dicendomi che c'erano degli argomenti poco chiari, degli argomenti di cui forse non avevamo capito assolutamente nulla. E quindi vi ringrazio davvero, perché in un periodo dove sono tutti un po' sociologi, dove tutti sono esperti di tutto, chi ha la voglia di informarsi, chi ammette di avere anche il bisogno di imparare, secondo me è una risorsa importante. Vi ringrazio solo per questo, direi che possiamo dare inizio alla serata, che si svolge come da volantino, quindi partiamo dalla spiegazione della scheda elettorale, della legge elettorale, per poi leggere i programmi dei vari partiti. Io mi auguro ci sarà anche un momento per le vostre domande, e detto questo lascio la parola ai relatori. Grazie davvero a tutti. Sì.
io vi unisco ovviamente ai ringraziamenti e vi cedo immediatamente la parola. Allora, buonasera a tutti. Allora, se vi aspettavate di avere degli esperti, avete preso male. Noi non siamo degli esperti, non siamo dei dotti, siamo degli appassionati e facciamo parte del movimento politico per l'unità, che non è, come dire, apartitico, ma è un luogo dove la gente di diversi partiti si trovano, si incontrano e si confrontano. Quindi è un luogo di confronto, è un luogo dove la diversità viene mantenuta, non è un luogo dove si fa diplomazia, ma un luogo dove si riesce a scambiarsi le esperienze e scambiarsi le idee. Questo permette anche di crescere. Non è una cosa facile dal giorno d'oggi perché, come dire, c'è un po', qui vedo da lontano, per gli altri occhiali, perché c'è sempre di più questa tendenza allo scontro piuttosto che al confronto. Ecco, noi proprio su questo basiamo la preparazione che abbiamo fatto, cioè noi abbiamo letto un po' tutti i programmi. Come vedete, questa è la scheda elettorale vostra, questo qui è il Senato, è il cartellone del Senato di Sant'Ilario, cioè che a Sant'Ilario e nella vostra circoscrizione. Quindi partiamo un attimo così, da quel po' che abbiamo capito di questa legge elettorale, che non è semplicissima, è semplice da votare, ma non è semplicissima da interpretare. Cioè il modo più semplice di votare è votare un partito. Abbiamo due coalizioni, se si dà il voto al candidato solo della coalizione, quindi abbiamo, faccio un passo indietro, abbiamo due sistemi elettorali, un sistema uninominale e un sistema plurinominale. L'uninominale è quel sistema per cui maggioritario uninominale, che dice dove in questa circoscrizione chi ottiene un voto più degli altri, non la maggioranza assoluta, può avere anche solo il 20%, gli altri hanno dal 19 in giù, chi riceve un voto più degli altri viene eletto, tutti gli altri no. E questi candidati del maggioritario uninominale sono questi che vedete in questa riga, la prima riga, no? Che sono collegati a dei partiti, e vedete ogni partito ha quattro candidati, possono essere anche meno di quattro, non più di quattro. Allora, quando voi date il voto, eleggete nella vostra circoscrizione un candidato per uninominale, poi potete eleggere, non mi ricordo al Senato quanti sono, comunque mi sembra che siano cinque, cinque persone invece nel plurinominale. Plurinominale sono queste altre liste qui a fianco. Allora, per quello che riguarda il voto, se voi votate per esempio il Fratelli d'Italia, che è il primo della coalizione di centrodestra, voi date il voto a quel partito e al candidato dell'uninominale. Se voi date il voto solo al candidato dell'uninominale e nessun altro simbolo, il vostro voto viene ripartito proporzionalmente fra tutti gli altri della coalizione. Quindi in funzione di come è stato votato ogni partito, viene ripartito in questo modo. Questo è dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista politico, questo vincola un po'. Vincola un po' perché la campagna che vediamo anche elettorale spinge molto su questo. Si dice la parte uninominale, che è un terzo degli eletti, due terzi vengono eletti col plurinominale. La parte uninominale può essere determinante per vedere chi avrà la maggioranza in Parlamento. Allora, dare il voto a una lista che ha poche probabilità di eleggere l'uninominale vuol dire far vincere, virgolette, il brutto e cattivo che è dall'altra parte. La campagna viene fatta in questa maniera. Ecco, e questo è il difetto di questa legge elettorale, che spesso vincola le persone a non andare a votare per il partito che preferisce, ma andare a cercare la soluzione che è meno peggio. Quindi a quel punto, come dico, noi non siamo qui. Ecco l'altra cosa, se pensate di uscire da qui sapendo cosa andare a votare, cosa fare, avete sbagliato anche quello, perché non siamo qui per dirvi quello che abbiamo capito, con i nostri limiti, trasmetterlo a voi, rispondere alle vostre domande se siamo in grado, ma non certo quello di farvi
orientare verso questa o quell'altra soluzione. Semplicemente mettiamo lì davanti le possibilità. Ecco, c'è questo vincolo, c'è questa tendenza a cercare di fare leggere la persona dell'uninominale, oppure quella di dire io voto il partito, mi interessa il tuo uninominale, o anche dire se tutti fanno così, l'uninominale del mio partito non vincerà mai. Quindi io voto secondo quello che è la mia idea. Questo qui è il difetto principale di questo tipo di legge. E se volete vedere, abbiamo qui anche, non sto neanche a farlo vedere, ci sono tutte le cartelle in cui ho raccolto i collegi plurinominali, uninominali. È una ricerca un po' complicata. Se volete, noi alla fine, se volete lasciarci i vostri recapiti, possiamo passarvi il materiale che abbiamo raccolto. Tra le cose che abbiamo raccolto ci sono per esempio degli indirizzi su web che ti permettono di andare a vedere i collegi elettorali quali sono. C'è un bel sito del Sole 24 Ore, c'è la pagina del Ministero dell'Interno che ti permette di andare a vedere, c'è anche la Gazzetta Ufficiale che definisce tutti i collegi quali sono. Diciamo, non è semplicissimo da trovare come materiale, noi possiamo passare il file dove ci sono già tutti questi indirizzi e andate a vedere. C'è anche un sito di gente forse più brava e competente di noi che fa un paragone fra tutti i programmi su diversi argomenti, perché non siamo gli unici che facciamo queste cose. Quindi, alla fine possiamo fornirvi questo materiale, chi lo vuole vi forniremo anche i programmi di tutti i partiti. Vi aggiungo anche che non abbiamo fatto la lettura di tutti i partiti perché abbiamo fatto quest'anno un lavoro a livello nazionale e ci sono dei partiti che non sono presenti ovunque e non sapevamo chi era qui, chi era là, non siamo riusciti, anche perché tecnicamente abbiamo guardato 13 partiti, sì. 13 partiti sono tanti, vedere i programmi di 13 partiti ce n'erano di più da vedere. Non l'abbiamo fatto, ma abbiamo i programmi, per cui se ce li chiedete vi forniamo i programmi anche di tutti i partiti e tutti i programmi che sono stati depositati presso il Ministero degli Interni. C'è l'apposita pagina. Quindi, detto questo, detto il materiale che c'è, detto come funziona la legge elettorale, vediamo se riesco ad aprirvi rapidamente. Quello che è il lavoro che abbiamo fatto, che ecco, questa qui è la raccolta di tutti i programmi, come vedete li abbiamo tutti quanti. Che non è il mio computer, che mi trovo un attimo, eccolo qua. Quello che abbiamo ottenuto è questo, è uno schema su Excel, un po', come si dice, un po' noioso da leggere, quindi cercheremo di interpretarvelo. Aspetta, ve lo faccio vedere se si riesce a vederlo tutto. Ecco, qui vedete la vastità del lavoro fatto. Ovviamente un lavoro fatto a più mani, vi aggiungo anche questo, un lavoro fatto a più mani, quindi ognuno ha sintetizzato uno o più programmi e quindi anche il tipo di sintesi è diversa, perché c'è chi come dire, raddoppia più le cose curiose, c'è chi cerca le cose che per lui sono più importanti. Ma anche questo è stato importante perché intanto abbiamo sintetizzato i partiti più lontani da noi. Questo per abituarci, è già un lavoro che consiglierei di fare a tutti, per abituarci a avere una lettura che non sia di parte. Trovarsi a dover riassumere un programma che non è del partito che vuoi ti porta a vedere cosa c'è interessante in un partito che invece tu non apprezzi, perché altrimenti viene sempre letto cercando di capire che quali stupidaggini sta dicendo il mio avversario. Invece quando devi riassumere devi guardare che cosa dice davvero e ti accorgi che fai delle valutazioni diverse, che ci sono cose interessanti in tutti i programmi, ci sono fesserie in tutti i programmi, ci sono promesse vane in tutti i programmi, poi bisogna capire che ideologia c'è dietro. Allora, a questo punto, siccome vi ho già annoiato abbastanza,
Direi che possiamo partire col guardare il primo argomento, che è l'economia e finanze. Che ce lo presenta, ci presenta. Io mi chiamo Marco, inutile che oltre a Marco chiamatemi così e basta, sono Marco Bovina, ma il cognome non ha molta importanza perché non sono un'autorità. Sì, vi passo Antonio. Bene, buonasera a tutti. Allora, io mi chiamo Antonio, lavoro a Bologna, dirigo una cooperativa e mi sono affacciato al mondo politico recentemente, non da tantissimi anni, perché ho pensato che fosse meglio farlo, se no avrebbero convinto qualcun altro che lo faceva, per cui era giusto che lo facessi anch'io. E voglio dirvi cosa è stata per me questa esperienza per presentare questo incontro. Intanto è stata un'occasione per leggere diversi programmi e la sintesi di questi programmi. È un po' come diceva Marco, riuscire a cogliere su un tema diverse sfaccettature e scoprire che poi anche il partito che è lontano dal tuo ha delle cose importanti e interessanti da dire. Quindi è stato un bel esercizio di apertura a quelle che sono oltre che di conoscenza di quello che è stato presentato. È stato uno sforzo abbastanza importante che abbiamo fatto insieme, perché come vedrete le proposte sono tantissime e vastissime. Allora io proporrei di fare un gioco con voi. Intanto la prima cosa vorrei capire se questo viaggio fino a Sant'Ilario d'Enza è la sola pena. Io presenterò alcuni punti, così come faranno anche loro, e alla fine vi faccio la domanda e vi dico se voi capite perché io voterò. Perché se mi dite il partito lo peccate, vuol dire che ho fatto un pessimo lavoro, ma se viceversa dite delle cose che non sono quelle mie, vuol dire che mi sono astratto da quella che è la mia percezione. E questo era tanto per rompere un po' il ghiaccio. Io nel leggere tutti questi programmi ho utilizzato tre principi che possono essere in qualche modo anche una guida per capire bene come muoversi. Il primo è delle cose che abbiamo letto, che leggiamo, che vi riferiremo, è capire quando parliamo di copertura. Perché chiaramente se uno propone 100 cose, poi bisogna capire quanto è la copertura di queste cose qua. Nei programmi chiaramente quasi mai si porta, però nel ragionamento che si fa su un programma politico, secondo me è un aspetto molto importante e che farà parte della ricerca e della richiesta che dovremo fare ai partiti che si propongono questo. Il secondo è capire nelle alleanze che ci sono se ci sono grosse differenze, perché nel momento in cui ci sono tante differenze uno poi dice ma come mai, poi come faranno poi a conciliare queste diverse differenze, e alcune le presenteremo nel corso del lavoro. Il terzo, capire anche se le proposte che fanno partiti che hanno già governato in realtà quando erano al governo hanno garantito in qualche modo quello che dicono, perché se uno anche per una certa continuità hai avuto l'opportunità di governare, vediamo se nel tuo programma quello che hai proposto e fatto negli anni passati in qualche modo corrispondente a quello che più o meno stai dicendo. Allora, quello che per come abbiamo impostato il programma, qui chiaramente non vedrete, ma tanto per darvi un'idea, è il primo tema è proprio sull'economia e la finanza. Economia si intende le proposte economiche maggiori e la finanza anche principalmente tutte le proposte anche un po' fiscali che fanno parte dei programmi. Abbiamo seguito questo criterio, prima l'alleanza di centrodestra, di destra, quindi sostanzialmente Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e noi moderati. Vedremo un po' le caratteristiche del tema economia e fiscalità in questa alleanza. Poi ci spostiamo all'alleanza di sinistra, centro-sinistra, quindi praticamente il PD, il partito di Di Maio, sinistra Sinistra Italiana Verdi e il Più Europa, che si è aggregato a questa coalizione. Poi c'è il Movimento 5 Stelle che si presenta da solo, il Terzo Polo che si presenta da solo, Italia Sovrana, Italia Exit e Italia Unione Popolare, che è l'ultimo partito che abbiamo analizzato. Come diceva giustamente Marco, altri partiti si sono presentati, quindi abbiamo altri nella vostra circoscrizione, ma siccome non sono a livello nazionale non abbiamo approfondito tutti i programmi di questi partiti. Allora, partendo dalla parte del centro-destra, ci sono alcune cose che sono comuni in tutti, ad esempio la revisione del PNRR,
quindi tutti propongono a livello di programma di rivedere quello che è il PNRR, e lo vediamo sia nella lista della Meloni che nella lista della Lega, e anche c'è una particolare attenzione in tutti e tre i programmi, tutti e quattro i programmi, ai problemi del Sud. Quindi vengono fatte delle richieste per ridurre le differenze fra il nord e il sud, implementare le strutture per il sud, allungare la linea praticamente dall'alta velocità inglobando anche il sud, e sovvenzionare anche aziende che possono in qualche modo, tramite sgravi fiscali, avere sviluppo in questo aspetto. Viene fatto un elenco principalmente dalla lista di Fratelli d'Italia di una serie di richieste e di elenchi di cose che vengono proposte, quindi ad esempio il sostegno alla filiera ridotta delle imprese che hanno appunto questi problemi di approvvigionamento. Entrambi parlano di marchio Italia, quindi un rilancio del Made in Italy, parlano tutti di aumento delle pensioni sociali, parlano di edilizia pubblica ripresa e sviluppata in modo molto consistente e molto forte, il bonus edilizio proseguirlo anche se diciamo il 110%, quello che ha portato in questi anni a molti lavori di ristrutturazione, lo rilanciano rivedendo alcuni elementi che vengono proposti. Propongono il cambio e il sostentamento, diciamo il sovvenzionamento del parco auto per il passaggio, diciamo, ad auto ecologiche e ad auto elettriche. Mentre invece nella parte della Lega si parla di flat tax, aumento della flat tax a 100.000 euro, quindi aumentando la parte di redditi che hanno un'imposizione fiscale fissa. E tutti e tre si pongono il quesito e la richiesta di pace fiscale, di abbonamento di cartelle esattoriali passate, quindi di fatto una moratoria di debiti con lo Stato per gli anni passati. In particolare anche il discorso sulla l'utilizzo di fondi europei per il risparmio energetico, è praticamente una incentivazione a quelle che sono assunzioni tramite una riduzione dell'imposizione fiscale. Loro dicono chi più assume meno paga. Ecco, questi sono alcuni degli aspetti, direi, che vengono elencati come proposte per il loro programma. Se ci spostiamo, perché c'è una discreta omogeneità nella richiesta, se ci spostiamo sulla parte del centro-sinistra, abbiamo quindi una parte legata a un programma legato al PD che ha una certa impostazione, ed è un'impostazione dove si parla di eliminazione dell'IRAP, abbassamento di tasse legate al reddito, aumento praticamente dell'imposizione fiscale su alcuni aspetti che vengono evidenziati, incentivazioni per i giovani. Il programma di Di Maio si punta sostanzialmente sull'abbassamento del costo delle bollette, quindi un aiuto alle famiglie per la riduzione delle bollette. La parte di Più Europa ha un elenco di attività molto più liberali, quindi aumento delle liberalizzazioni, aumento della libertà praticamente di licenze, quindi un'attività molto orientata alla liberalizzazione, quindi alla richiesta alla minore difficoltà nell'entrare, nell'accedere al mercato libero per diversi settori, mentre il programma di Sinistra Italiana parla principalmente dell'aumento del reddito di cittadinanza, quindi riprende praticamente temi che si erano visti in questa legislatura, quindi abbassamento della tassazione per i redditi più bassi, aumento dei contributi per i redditi praticamente più poveri, quindi aumento del reddito di cittadinanza. Quindi stop alle privatizzazioni con una presenza maggiore dello Stato all'interno dell'attività pubblica, dell'attività di impresa anche. Se ci spostiamo sul fronte Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle rilancia Industria 4.0, che era un progetto portato avanti dal governo Renzi tramite il ministro Calenda, quindi un rilancio dell'attività
pubblicità e del finanziamento alle imprese legato principalmente agli investimenti per la transazione economica e ambientale. Supporto, ecco, un tema che viene spesso presentato anche nei programmi precedenti, viene visto il lavoratore autonomo come una categoria di contribuenti a cui si dedica maggiore attenzione rispetto al passato, e questo aspetto viene presentato un po' da tutti, un po' con l'aumento delle partite IVA, con la riduzione di tassazione sulle partite IVA, ma anche sulla parte di agevolazioni che invece hanno i dipendenti diretti. Sempre per il Movimento 5 Stelle parliamo di aumento del 5G, differenza tra nord e sud, riprendo il concetto che vedevamo prima, quindi aumento dell'alta velocità, maggiori collegamenti, sviluppo dell'attività delle imprese al sud per evitare lo spopolamento, e quindi sostanzialmente un'attenzione particolare a quelle che sono le categorie anche le più povere. Sul terzo polo, quello di, diciamo, quello che va con il simbolo di Calenda che raccoglie Italia Vive d'Azione, viene proposta intanto una dilazione del pagamento delle tasse per i lavoratori autonomi, torniamo al tema precedente, viene proposta una detassazione per i giovani, quindi una detassazione per minori di 25 anni al 100% e fino a 35 anni per il 50%, questo per ridurre il gap fra il reddito che prende una giovane e il reddito che prende una persona matura, e per aumentare l'interesse dell'altra parte delle aziende per entrare all'interno delle aziende. E poi viene evidenziata nella parte economica un lavoro molto importante sulla sostituzione del gas russo, qui siamo in grande attualità, per cui proposte di degassificatori, proposte di riprese delle centrali nucleari, quindi diversi temi legati al sostentamento energetico. Italia Sovrana sostanzialmente punta sull'aumento della tassazione per le aziende multinazionali, quindi un tema abbastanza molto, molto mirato rispetto a quello che sono gli altri temi, e praticamente una tendenza a riportare all'interno dello Stato le principali categorie di consumo, che vuol dire energia, infrastrutture, trasporti, quindi una forte tendenza alla nazionalizzazione. Quindi tendenza contraria a quanto è stato fino ad oggi, in qualche modo. Passiamo al penultimo programma, che è quello di Unione Popolare. Unione Popolare ha un elenco di, queste preferisco leggerle perché, allora, parliamo di reintroduzione della scala mobile, no tax area fino a 10.000 euro, tassazione dell'80% sugli extra profitti per aziende energetiche, tassa al tetto al prezzo del gas, sostegno ai lavori autonomi, economia sociale sul modello americano-inglese, trasporto pubblico a basso costo, economia circolare, riduzione delle tasse per redditi medio-bassi, aumento aumento delle tasse sui redditi alti, tassazione sui redditi finanziari. Quindi un elenco di aumento di tassazione per certi settori e un aumento, come vedremo anche nella parte del lavoro, di contributi e di aiuti per le categorie più disagiate. L'ultimo programma che abbiamo analizzato è quello di Talexit di Paragone, è un movimento nuovo. Lui si pone sostanzialmente in un'ottica di uscita dall'euro, uscita dalla sovranità economico-monetaria europea, maggiore sostegno all'economia nazionale, quindi blocco delle privatizzazioni, blocco della Bolkestein, che è praticamente quella normativa che porterebbe alla maggiore liberalizzazione di licenze da beni dello Stato, e addirittura anche la cancellazione di tutta la parte di wallet system, praticamente tutte le attività legate al tracciamento dei conti, quindi praticamente una visione abbastanza antagonista rispetto a quello che sono gli altri. Allora, vi chiedo una cosa. Qualcuno di voi ha letto tutti i programmi? Può alzare la mano? Neanch'io, Io li ho letti quasi tutti, ma non li ho letti tutti perché era una gara d'oro. Qualcuno ha letto almeno un programma? C'è una mano?
Beh, qualcuno le ha un programma l'ha letto. Quindi, allora, vi dico il mio pensiero. I programmi pensate che servano per sapere cosa faranno i partiti il prossimo mandato? Ecco, io ho portato qui questo pacco, sono 270 pagine di un programma del 2006, fatto con l'idea, facciamo il programma dell'Unione, facciamo questo programma, lo sottoscriviamo, così dopo governeremo tutti insieme, perché sappiamo tutto quello che vogliamo fare e dopo non litigheremo più. Nel 2008 è caduto il governo, sono riandate le elezioni, quindi non è che il programma sia quella cosa. Più andiamo avanti, più il programma è quello che pensano i partiti doverci raccontare per avere il nostro voto, sostanzialmente, no? Cercando di vedere secondo il target, e un po' dobbiamo leggerlo vedendolo come uno specchio. Il partito mi propone questo perché pensa che con questo io lo voterò. Ecco, quindi guardiamoci un po' anche come lettori quando leggiamo un qualsiasi programma, perché è lì che cominciamo a capire diciamo il messaggio con cui ci si relaziona. Spesso noi vogliamo delle cose e ci viene proposto quello che noi vogliamo. Forse se vogliamo delle proposte diverse dobbiamo cominciare anche a cambiare noi e volere qualcosa di diverso. E allora forse cambiamo qualcosa. Questo tanto per non fare sempre solo l'elenco di quelli che sono gli argomenti, perché l'argomento dopo, come avete visto dallo schema, è quello degli esteri. Quello degli esteri si parla molto di Europa, molto meno delle scorse elezioni. Non vi ho detto che noi questo lavoro lo facciamo oramai da quasi 15 anni, quindi abbiamo fatto elezioni nazionali, elezioni regionali, abbiamo fatto elezioni comunali, in San di Bologna abbiamo fatto quelle di Bologna, quindi un po' abbiamo visto nel tempo come sono cambiati le scorse elezioni politiche. C'era più scontro sull'Europa, c'era chi diceva vogliamo uscire dall'euro, c'è chi voleva, adesso c'è ancora qualcuno, ma è un po' meno, ci sono un po' più di idee simili. Per esempio, quello di una difesa comune europea a seguito della guerra è un'idea che passa, per esempio, sia nel centro-destra che nel centro-sinistra. Vi dico anche questo: se vedete lo schema, se domani lo avrete, il centro-destra è uscito con un programma di coalizione prima. Il programma di coalizione è rimasto di fatto come programma di Forza Italia. Come è successo anche nelle scorse elezioni, è uscito un programma di coalizione, qui pian piano i vari partiti interni sono usciti con i loro programmi, quindi è uscito un programma di coalizione che è una ventina di pagine. Poi è uscita la Lega con un programma di 200 e passa pagine, quindi abbastanza corposo se uno se lo vuole leggere, e poi Fratelli d'Italia, che quello con un programma di 38 pagine, ma con degli approfondimenti video della Meloni, e anche noi moderati hanno fatto un piccolo programmino in cui ci sono alcuni dei loro particolari. E mentre invece nel centro-sinistra è più una coalizione elettorale, ci sono i programmi che per molte cose sono molto diversi, e lo hanno detto anche in partenza, che era abbastanza un'alleanza elettorale, cioè per cercare di avere questi famosi collegi uninominali, e non c'è un programma comune, ci sono però delle idee comuni, questo sì. Abbiamo fra l'altro, aggiungo un'altra cosina così, tanto per andare avanti ad altre due cosine, sulla legge elettorale prevede che ci sia uno sbarramento per poter entrare in Parlamento, che è del 3% per i partiti, il 10% per le coalizioni. Allora, per esempio, ci sono dei partiti che sono entrati in una coalizione che è abbastanza certa che supera il 10%, perché lì all'interno non hanno il vincolo del 3%. Però sono altri, se vanno sotto l'1%, i loro voti vanno dispersi. Se
se non arrivano al 3, i loro voti vanno divisi fra gli altri partiti della coalizione. Questo è il comportamento. Ci sono invece altri partiti che hanno fatto la scelta non di fare una coalizione, ma di fatto di, come dire, di fondersi in un unico partito, cioè si sono presentati in diversi partiti sotto un unico simbolo. Qui per esempio abbiamo i Sinistra Italiana Verdi, dove c'è dentro i Verdi, Sinistra Italiana, ma c'è anche possibile che quel partito di Civati, che era uscito dal PD a suo tempo, o abbiamo Azione, che Azione Italia Viva, che appunto si presentano assieme con un unico simbolo. Allora, completato un attimo del discorso, così parliamo degli esteri. Ecco, gli esteri, a parte dei principali partiti, la difesa comune, abbiamo nel centrodestra, per quello che è il programma comune, si parla molto della difesa degli interessi italiani, si parla molto di togliere la burocrazia proprio per facilitare quelli che sono i nostri rapporti con l'Europa quando si vanno a chiedere per esempio contributi, e no al patto di stabilità. Questo no al patto di stabilità praticamente ce l'hanno tutti, a parte quelli che dicono che vogliono uscire dall'Europa, che a quel punto il patto di stabilità non serve. Si parla di una centralità dell'Italia nel Mediterraneo, questo sia da una parte, sia il centro-sinistra che il centro-destra. Ecco, poi abbiamo alcune cose più specifiche, per esempio la Lega propone, cioè, di proporci l'Italia come paese negoziatore nei processi di pace, no? Proponendo casomai anche dei vincoli per quello che riguarda la lotta al terrorismo e l'immigrazione. Quindi penso che ci siano dei riferimenti anche in questo caso alla Libia, per esempio. Mentre Noi Moderati, che è quel partito che qui è un'unica lista dove dentro ci sono, c'è Lupi, c'è il, non mi ricordo più tutte le sigle, comunque c'è Totti e Cesa, come sono tre piccoli partitini uniti, che sono un po' più, come dire, un po' più europeisti rispetto al resto del centrodestra, e quindi dice sì, no, al patto di stabilità, ma chiede di dare un po' più potere agli eletti, cioè il Parlamento europeo non ha grossi poteri come Parlamento, e quindi di avere più potere per poter agire più come Europa. Chiede di utilizzare meglio i fondi europei, perché effettivamente i fondi europei non li stiamo utilizzando pieni. Questa è una delle carenze che abbiamo, quindi fra le soluzioni per venire fuori dalle nostre problematiche economiche, mentre Fratelli d'Italia, ad esempio, parla di combattere contro i paradisi fiscali europei. Sappiamo che ci sono alcune nazioni in Europa dove vengono trasferite le aziende perché lì pagano meno tasse, quindi c'è, in fondo, ecco, è nella linea di una difesa dell'interesse italiano in Europa. Mentre invece nel centro-sinistra, a diversi livelli, c'è più una tendenza a dire no al patto di stabilità, però sì, per esempio, un patto di solidarietà. Quindi si vuole un po' più di Europa, non un'Europa che penso è proprio l'Italia, ma un po' più di Europa. Quindi un allargamento dell'Europa, e incrementare le spese per la cooperazione nel Mediterraneo, ovviamente ecco, una delle proposte sugli esteri che è del PD è quello di riuscire a tassare di più le multinazionali, poi no alla legge Bossi-Fini, anche questa è una cosa che è abbastanza comune al centro-sinistra, questo perché la legge Bossi-Fini rende reato l'immigrazione clandestina e si possono complicare un attimo di cose. Impegno civico, che è il partito nato da Di Maio, non è molto allineato sulle cose generali, quindi sì Europa, vogliamo più Europa, sì, anche tutti quanti, vista la situazione della guerra in Ucraina, le coalizioni principali dicono sì al patto atlantico, sì all'Europa, quindi c'è tutto questo
mettere in chiaro che non vogliono cambiare le cose rispetto alla situazione attuale. E Sinistra Italiani Verdi sono più, come dire, più verso i diritti dei migranti, in quel senso lì, quindi sono per facilitare la cittadinanza, anche se per esempio tutto il centro-sinistra parla dello Ius Pole o dello Ius Soli, se per caso, loro sono un po' più spinti su questo, perché non vogliono i centri di permanenza per i rimpatri, è una facilitazione per il lavoro e la residenza dei migranti, poi ci sono per esempio una consulta comunale per gli extracomunitari, propongono che venga inserita, quindi c'è molto interesse. E ovviamente c'è cosa che è un po' in tutto il centro-sinistra, ma questo anche nel centro-destra, quello di richiedere un piano europeo per l'accoglienza dei migranti, cioè che vengano gestiti a livello europeo, ma questo vi posso garantire che anche in questo programma del 2006 c'era. Il problema è se l'Europa è d'accordo, perché noi possiamo proporlo, ma l'Europa dice noi questo non lo facciamo. Più Europa si chiama più Europa e lo è fino in fondo, è quello dei partiti, non solo il centro-sinistra, fra i partiti in generale, che veramente è più per aumentare l'importanza dell'Europa e metterla al centro. Questo lo vediamo molto di più quando parla delle istituzioni. Qui chiede dei canali di accesso legali per i migranti, per esempio, questo è stato chiesto sia dal centro-destra che dal centro-sinistra con toni diversi, però nessuno dice chiudiamo le frontiere, contrariamente a quello che si dice quando si urla. I canali legali sono d'accordo tutti quanti, dopodiché ci sono le differenze, stanno su blocchiamoli prima che partano da una parte, dall'altra, per esempio i Sinistra Verdi dicono basta con questi blocchi navali e gli accordi che vengono fatti con le motovedette in passato. E il Movimento 5 Stelle è abbastanza allineato anche questo. A questo punto però, ecco sì, abbiamo anche Azione, giustamente, che è estremamente europeista, anche questa Azione in Italia Viva, e propone, questo lo propone lei, ma lo propone anche tutto il centro-sinistra, vuol dire l'unanimità nell'Europa, cioè il fatto che molte decisioni devono essere prese da tutti, quindi ci può essere una nazione che mette il veto e questo blocca la capacità dell'Europa di prendere decisioni. Allora si vuole arrivare ad avere un'Europa che funzioni meglio, quindi che funzioni a maggioranza e non più all'unanimità. Allora, qui invece faccio un'altra domanda. Chi di voi conosce chi è Italia Sovrana e Popolare? Alziamo la mano. No. Unione Popolare? Italexit? Quello dai. Italexit? Sì. Italexit Paragone ha fatto abbastanza caldo. Allora, Italia Sovrana e Popolare dentro vede persone, gruppi che sono considerati, che venivano considerati di una destra, può essere molto molto in antitesi al sistema democratico occidentale, no? Quindi molto vicini a delle forme di governo centralizzato, vedi la Russia, vedi la Cina, e quindi considerati spesso di estrema destra. Però noi facciamo sempre questa considerazione destra e sinistra, invece bisogna guardare anche le idee, e queste persone che consideravano l'estrema destra si presentano in questa lista assieme a Marco Izzo del Partito Comunista, uno dei tanti partiti comunisti, e assieme a Ingroia che era dell'estrema sinistra. Quindi vedete che è una formazione che esce un po' da quelle che sono le nostre visioni di destra, sinistra, estrema destra, estrema sinistra, no? Mentre invece Unione Popolare nasce da l'ex sindaco di Napoli, De Magistris, e assieme a Potere al Popolo e ad altri gruppi di estrema sinistra. Quindi loro fanno degli elenchi molto lunghi e molto decisi. Infatti Italia Sovrana Popolare sull'estero dice fuori dalla NATO, fuori dall'Europa Unita e fuori dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
quindi proprio è molto individualista. Non il globalismo mondialista, c'è molto nel loro parlare su questo globalismo. Ovviamente no alle armi d'Ucraina, no alle sanzioni alla Russia, e per bloccare le guerre dice di eliminare la povertà del terzo mondo. Così fermiamo anche la migrazione. Non è semplicissimo da fare, come dire, pensiero lodevole, però come dire, non è facilissimo da fare. Però come intenzione è buona. E Unione Popolare invece parte proprio con sia il riconoscimento dello Stato della Palestina, sia la solidarietà di tutti i popoli oppressi, vedete che c'è una spinta molto di una sinistra abbastanza estrema, sia la diplomazia per la soluzione in Ucraina. Questi tre partiti, tutti e tre, sono contrarissimi alla spedizione di armi, contrarissimi e vogliono una soluzione diplomatica. Sì, però, ecco, l'Unione Popolare dice sì per un'Europa unita nelle sue diversità. Quella è a favore, è per il disarmo globale, no alla NATO perché è una è un ente di militare, detto in termini, no alle armi nucleari sul territorio italiano, che sappiamo che abbiamo delle armi nucleari americane sul nostro territorio, no. E qui una cosa che torna dalle scorse elezioni, che tutti gli altri non citano, no al MES. Io quando sono arrivato qui mi ero dimenticato, dalle scorse elezioni c'era tutta questa lotta contro l'uso no del MES, poi è arrivato il PNRR e del MES ci siamo dimenticati. Loro non se ne sono dimenticati, continuano a dire no. Italexit dice sì alla diplomazia, no alle armi, no alle sanzioni. E una cosa, l'Italia come la Svizzera del Mediterraneo, quindi la nostra neutralità. E questo per quello che riguarda gli esteri. Vi ho annoiato abbastanza e passiamo al lavoro, che è sempre sì. Antonio. Che... Allora, il lavoro è chiaramente in questi programmi ci si torna su temi che hanno caratterizzato gli ultimi 5 anni, quindi reddito di cittadinanza, lavoro per gli autonomi. E quindi partendo dalla coalizione di destra c'è un'attenzione particolare alla decontribuzione per gli investimenti al sud, quindi incentivare le aziende del sud riducendo l'imposizione fiscale e facendo aumentare l'aumento dell'occupazione. C'è un'attenzione particolare agli autonomi, quindi alla detassazione e ai contributi sugli autonomi. Si parla anche di un aumento dell'età in cui si può utilizzare l'apprendistato fino a 35 anni, questo si occupa principalmente la Lega, e la proposta di aumentare l'aumento delle tassazioni, aumento dell'età pensionabile, quindi portare l'età pensionabile intorno a quota 101-102, calo aumento delle pensioni basse anche fino a un minimo di 1000 euro, che è la proposta che propone Fratelli d'Italia, e ancora detassazione fino a 35.000 euro per i lavoratori autonomi, la proposta di Noi Moderati. Noi Moderati fa anche una proposta di utilizzo di zone di libera concorrenza per sviluppare il commercio all'interno di catene di porti che porterebbero allo sviluppo di attività produttive principalmente nel sud. Se andiamo sulla sinistra, un po' tutti parlano di reddito minimo, salario minimo garantito, che praticamente, e poi lì si addentrano in diversi valori, alcuni in valori complessivi, altri in valori orari, però ad esempio il PD propone 9 euro all'ora di tasti e salario minimo, la non gratuità di stage formativi, quindi pagare praticamente i giovani che vanno a fare stage di formazione, quindi all'interno di aziende, quindi inserendoli in un contratto. Abbiamo la revisione del reddito di cittadinanza, in questo caso si parla di aumento del reddito di cittadinanza e comunque soprattutto delle politiche attive per il lavoro, c'è una revisione da parte un po' di tutti. E la possibilità di andare in pensione a 63 anni tramite elementi di flessibilità. Per il partito di Di Maio si parla di aumento dei tempi indeterminati, conferma del reddito di cittadinanza,
per la sinistra, la parte verdi e verdi e sinistra praticamente, si chiede un salario minimo che siamo a 10 euro l'ora, la quota 103 per l'età pensionabile, quindi leggermente più alta la quota 100 proposta dalla Lega, occupazione femminile, quindi attenzione particolare alla disparità di genere, per la parte di più Europa, qui conferma del reddito di cittadinanza, anzi ampliamento del reddito di cittadinanza. Se parliamo di più Europa, sempre nella stessa coalizione, parliamo di modifica del reddito di cittadinanza, quindi nuovamente revisione delle politiche di lavoro, il reinserimento dei voucher, salario minimo garantito anche per questi intorno ai 10 euro e 35 anni di età per la decontribuzione, quello di cui parlavamo prima, per facilitare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Sulla parte 5 Stelle, chiaramente, come era prevedibile, conferma con leggera revisione del reddito di cittadinanza, revisione delle politiche attive che vengono in qualche modo riproposte, salario minimo e questo, scusate, mi sono perso. Anche qui c'è il pagamento dei servizi dei tirocinanti, quindi non più il tirocinio gratuito, ma il tirocinio all'interno di un contratto che in qualche modo aiuta ad inserirsi sul mondo del lavoro. Per il terzo polo si parla di salario minimo, non dice una cifra, ma questa è una cosa che si vedrà una volta che viene approvato, il reinserimento dei voucher in modo più corretto. Anche qui si parla di lavoro pagato per i tirocinanti, reddito di cittadinanza, si parla di revisione completa del reddito, quindi sicuramente un mantenimento, ma a fronte di regole di sistemi diversi, un'attenzione anche qui particolare al lavoro femminile, un aumento dei contratti di pubblica amministrazione, la possibilità di smart working, anche di smart working, molti programmi ne parlano, alcuni parlano di possibilità di smart working per disabili, altri come possibilità in genere di smart working alternativo al lavoro in presenza. E poi ci sono praticamente incentivi per i giovani, come vedevamo anche prima, fino ai 25 anni esenzione gratuita e dai 25-35 al 50%. Se parliamo di Italia sovrana, abbiamo salario minimo, qui parliamo di salario minimo 1200 euro, reintroduzione della scala mobile, quindi adeguamento dei salari in base all'andamento del costo della vita, reddito di cittadinanza con aumento del valore complessivo su tutto il territorio. Unione Popolare invece propone, qui siamo un salario minimo intorno a 1600 euro per tutti, aumento dei tempi determinati, quindi riduzione della precarietà nel lavoro, 1 milione di assunzioni nella pubblica amministrazione, il reddito di cittadinanza minimo a 1000 euro, quindi aumento ulteriore del reddito di cittadinanza, quindi non una particolare attenzione, perché il reddito di cittadinanza spesso è abbinato nei programmi a revisione delle politiche di inserimento lavorativo e quindi delle regole che comportano. In questo caso loro dicono sicuramente aumentare il reddito, ma non tutti poi parlano di revisione delle politiche di inserimento. In alcuni casi, in particolare ad esempio per mi pare il terzo polo, c'è anche la previsione di fare lavorare chi riceve il reddito per un certo numero di ore settimanali. Sì, abbiamo la pensione minima 1000 euro e pensione massima 5000, quindi il taglio delle pensioni supera una certa cifra. Per l'Italia Exit abbiamo anche il mantenimento e il potenziamento del reddito di cittadinanza, la riduzione del cuneo fiscale, questo è un altro tema di cui molti parlano, il cuneo fiscale secondo molti andrebbe abbattuto chi in un anno, chi in 10 anni, praticamente lasciando più soldi in tasca ai lavoratori, è chiaro c'è sempre il discorso delle coperture che facevamo all'inizio. Italex propone anche aumento dei salari, chiusura dell'attività di lavoro somministrato, quindi lavori praticamente con agenzie, e senza stage anche qui pagati da parte delle aziende con contratti anche minimi. Se avete domande, se avete lamentele perché siamo noiosi, fate, cioè non è che se intervenite anche dicendo questa piena fesseria, noi non dispiace, che vuol dire che non vi stiamo addormentando più di tanto. Non c'è qualcuno che propone l'abolizione del reddito di cittadinanza?
cittadinanza? Allora, l'abolizione del reddito di cittadinanza, adesso non mi ricordo chi era, ma allora, normalmente in questi termini c'è abolizione del reddito di cittadinanza sostituendolo con, normalmente è un qualcosa che somiglia molto al reddito di inclusione che c'era precedentemente. La differenza sostanziale tra le due cose è che il reddito di inclusione veniva dato in gestione agli enti locali, quindi c'erano i servizi sociali che facevano un progetto sulla persona per cercare di inserirlo nella vita lavorativa, mentre invece il reddito di cittadinanza dati i requisiti dalla stessa cifra, parità dei requisiti a chiunque, poi eventualmente sarà il navigator che gli troverà un lavoro, quindi è un pochino diverso come metodo. Quindi c'è chi propone di tornare al reddito di inclusione con delle cifre un po' più alte. Vi aggiungo una cosa che a me era saltata all'occhio a suo tempo, che lui non ha citato, che la dice più Europa, che dice sullo smart work di regolamentare lo smart work dall'estero. Effettivamente l'ho trovato interessante, perché molta gente adesso, noi guardiamo quelli che vengono dall'estero, per esempio in Sicilia, che sono danesi e continuano a lavorare in Danimarca, dalla Sicilia. Però ci sono delle problematiche, penso dal punto di vista del modo in cui tu ti muovi, no? Cioè dove vai a pagare le tasse, dove non vai a pagare le tasse, e come devi lavorare, non devi lavorare. Se in un altro stato lavori per l'Italia, credo che non sia una cosa del tutto banale quello di proporre di regolamentarlo. Mi è sembrata un'idea, vuol dire, azzeccata in quel senso. Se non ci sono altre domande, o se volete saltare qualche argomento, però abbiamo Sandro, famiglia dei diritti, che non ha ancora parlato. No, io allora, tanto sì, mi fanno parlare per ultimo, no, non per ultima, perché io sono un nonno, quindi sono vecchio, quindi devo essere tutelato, anch'io. Famiglia, tutela, persona anziana, no? Quindi è per questo che sono alla fine. No, allora, sono circa 40 minuti che stiamo presentando dei programmi. Io non so che la moto. Quindi scientificamente dimostrato che dopo 20 minuti la tensione cala, a 30 non c'è, a 40 si dorme normalmente. Quindi noi continuiamo senza problemi, però voi siete voi che dovete dire quando smettere, perché noi possiamo andare avanti a lungo. Noi poi abbiamo dovuto fare una scelta preliminare, cioè i programmi sono molto diversi uno dall'altro, quindi noi abbiamo scelto alcuni argomenti che ci sembravano importanti, sono questi qui, no? Però all'interno di questi argomenti siamo dovuti andare a cercare la cosa specifica dentro il documento di programma, e normalmente viene anche riportato varie volte. Allora, io dovrei parlare della famiglia. Lo presento, tanto ormai il tema della famiglia è abbastanza conosciuto, viene sempre dibattuto, il centrodestra ne parla una certa maniera, il centro-sinistra un'altra, gli altri partiti a seconda sono più stati a destra o a sinistra, se vanno di conversa. Il centrodestra fondamentalmente sta portando, vuole portare avanti una politica familiare con tutti i sostegni possibili e immaginabili, la natalità, gli assegni familiari, la tutela della madre e tutto il resto. Alcuni di loro poi hanno alcune cose particolari che vogliono evidenziare, non so, per esempio una cosa che mi ha fatto pensare, Forza Italia vorrebbe fare la tutela delle future generazioni. Uno si chiede, col cavolo è? In poche parole lo dicono, quando si fa una legge bisogna pensare cosa vuol dire poi questa per le altre generazioni, la bagianata, le pensioni. Cioè, io sono pensionato, molti di voi quando andranno in pensione non so cosa potrà succedere, no? Quindi, lo dico così, no? Quindi è un argomento rilevante. Loro l'hanno evidenziato. Poi la difesa della famiglia. In questi discorsi sono inseriti anche i discorsi su cosa si intende per famiglia. Quindi inutile che vorrei sia evidenziare, perché lo sapete meglio di me, cosa ne pensa un settore, cosa ne pensa un altro, con qualche piccola differenza all'interno dei raggruppamenti. Parlo del centrodestra e del centrosinistra, di questa cosa, no? Dico centrodestra e centrosinistra perché poi si va a parlare di sinistra, però non sappiamo più parlare di altri, come definirli.
I noi moderati, fra le altre cose, dicono una cosa mi sembra molto importante. Vogliono che il congedo parenterale ha diritto al 30% dello stipendio di base. Loro dicono che bisogna fare come negli altri paesi, di portarlo al 65%. Questo favorirebbe la genitorialità, perché in conto è se tu vivi col 300 euro, tanto più o meno lo stipendio è 1200, quindi 300-400 euro o con 700-800 euro, è tutta un'altra visione. È un reddito di cittadinanza dato fondamentalmente. Nel centro-sinistra, nella sinistra, loro puntano molto sopra, per esempio, sugli alloggi popolari. Loro dicono più alloggi popolari ci sono, il grosso problema delle coppie giovani è trovare la casa, facilitiamo questo con un piano straordinario di alloggi popolari da portare avanti nei prossimi 10 anni. Poi dicono, loro parlano molto sui diritti, e questo ve l'ho già accennato. L'impegno civico di queste cose ne parla poco, sono più nelle interviste che nei programmi specifico. Una cosa che viene ripetuta continuamente ultimamente è il taglio delle bollette, perché abbiamo la crisi energetica, l'aumento, quindi è argomento che viene subito toccato dalle persone, le famiglie soffrono, tagliamo le bollette. Sinistra Italiana e Verdi hanno un trattamento soltanto dei diritti, fondamentalmente. Non voglio andare tanto a parlare cos'è la famiglia, cos'è la famiglia, ma tutti hanno diritto a fare una famiglia come gli pare piace, punto. Finita lì. Più Europa fa un accenno molto particolare sull'educazione sessuale e tutto quello che ne consegue. Andiamo sugli altri raggruppamenti. Movimento 5 Stelle. Loro vogliono soprattutto parlare dell'equiparazione fra uomo e donna, quindi parità salariale, tutte queste cose qui. E poi vogliono un'equiparazione dei tempi di congedo, di paternità e maternità, uguale sia per l'uomo sia per la donna. E chiedono una pensione anticipata per le donne, le mamme lavoratrici. Quindi chi partorisce va in pensione prima. È una cosa particolare da vedere. Poi parlano di sgravi contributivi e tante altre cose. Azioni Italia Viva vogliono un aumento, un potenziamento del sonno unico e universale, con il discorso, con il rimborso delle spese educative e della rete delle scuole paritarie. Quindi vanno più proprio, ti diamo i soldi, poi tu taranti fondamentalmente. Ecco. Poi vogliono istituire un dipartimento per la terza età, io. E il controllo dell'RSA per vedere quello che fanno, siccome sono stati tanti scandali, quindi allora andiamo a controllare anche queste cose. Dentro al concetto della famiglia ci sono messe anche l'immigrazione, quindi la famiglia dell'immigrato, l'inserimento, tutela, tutte queste cose qui lo mettono in questo argomento. Italia sovrana e popolare vuole il welfare familiare, sempre per indicare cosa intende, perché il welfare familiare è tutto e niente, all'atto pratico cosa? Ma questo è perché io non l'ho trovato, non perché loro lo dicono, probabilmente nei dibattiti loro le dicono le cose, ma sul programma non è specificato in maniera particolare. Poi è una cosa che mettono in evidenza, vogliono portare le pensioni di vecchiaia, ma quello lo chiedono tutti, e poi togliere l'amministratore di sostegno. Sapete cos'è l'amministratore di sostegno? Quando uno è vecchio, un po' ha diritto, cioè no, ha diritto, l'assistente sociale gli dà un amministratore di sostegno, per loro dico che quello non deve essere fatto, lui deve fare per cavolo che vuole. Punto a capo. Poi chiedono che non vengano più tolti i bambini dalle famiglie, quello non deve più succedere, punto. Unione Popolare, adesso ve lo leggo tre cose, sono, quindi faccio prestissimo. Sì, alle case per le famiglie, anche loro 500.000 alloggi popolari in poco tempo. Voglio l'estensione del concetto di paternità e maternità da 16 settimane, di cui 6 obbligatorie, deve fare senza che voglia o non voglia. E voglio l'omogeneizzazione del trattamento economico dei concedi, ma questo è normale. Italia si dice non voglio il pignoramento della prima casa e poi non dicono nient'altro.
vuol dire che tu hai una casa, la avrai per sempre, puoi fare qualunque cosa, ma rimarrà sempre tua. Punto. Questo è quello che io ho capito leggendo poi i programmi su questa cosa. E sono già passati 45 minuti più altri 5 che non avevo calcolato, sono 50 minuti che stiamo parlando di programmi. Secondo me cominciate ad annoiarvi. Aggiungo una cosina sul miglioramento della prima casa, perché l'ho trovato interessante, perché è anche nel centro-destra, l'ho visto che mi avete sentito dopo l'ho trovato qui, e soprattutto da Fratelli d'Italia, cioè dice la prima casa, salvo non ci sia un'ipoteca, quindi c'è stata data in garanzia per il prestito, non deve essere pignorabile. Questo fa riferimento molto spesso, per esempio, ai problemi uno che ha con le crisi che abbiamo avuto adesso. Facciamo l'esempio con l'aumento delle bollette del gas, uno si trova che non riesce a pagare, ecco, non deve essere possibile che gli venga pignorata la casa, quindi trovarsi a un certo punto in mezzo a una strada che, come dire, ha la sua importanza in un momento del genere, e, quindi invece adesso se volete parliamo di scuola, se no possiamo anche piantar lì, possiamo anche cominciare a parlare di altro, se no ve ne parlo molto molto rapidamente, proprio per dire che diciamo così, nel centro-destra quello che mi è venuto più all'occhio, dopo poi leggendo c'è qualcosa di più, quello che mi è venuto più all'occhio è c'è molto, si spinge molto verso il collegamento fra la scuola e il mondo del lavoro, quindi un miglioramento degli istituti tecnici c'è anche negli altri programmi, ma qui lo si spinge un po' di più, quindi fare in modo che il mondo del lavoro collimi di più col mondo della scuola. Questo fa riferimento soprattutto alla carenza di tecnici che abbiamo sia a livello di professionale, istituti tecnici superiori, ma anche a livello universitario. E questo è presente molto nel centro-sinistra anche nel programma di Più Europa. Mette molto in risalto questo. Più Europa sulla scuola ha sempre avuto una proposta tutta sua, che è quella di togliere il valore legale del titolo di studio. Cioè il titolo di studio sta solo ad indicare che tu hai studiato certe materie, però se tu partecipi a un concorso non deve avere un valore legale, non deve più esserci il concorso, devi essere laureato in o diplomato in. Tu lo metti nel curriculum come se hai fatto qualsiasi corso. Io ho studiato ingegneria, sono ingegnere, ho fatto questi studi. Picco Pallino non ha fatto ingegneria, però ho fatto altre cose e va bene. Quindi è una forte originalità che ho visto. C'è molta, nel centro-destra c'è molta richiesta di valutazione più degli studenti ma anche degli insegnanti, mentre sulla sinistra c'è più una cercare di superare il precariato. Tutti quanti dicono aumentiamo gli stipendi. Su invece, diciamo, Sinistra Italiana Verdi c'è sempre molta spinta su quello che è invece il mondo dei cosiddetti diritti civili. Quindi c'è l'educazione all'affettività, c'è l'educazione sessuale all'ultimo anno delle elementari, quindi c'è una certa spinta su questo, mentre negli altri programmi se ne parla molto poco. Mentre invece, per esempio, nel programma del PD, di abbastanza originale, c'è la scuola dell'infanzia gratuita e obbligatoria, mentre cercare di raggiungere gradualmente il nido gratuito, ma intanto la scuola dell'infanzia farà diventare obbligatoria. E ci sono, per esempio, nell'azione Italia Viva, e non è l'unico, comunque quello che vede forse più in risalto, c'è la riduzione di un anno del ciclo scolastico arrivare alle superiori, quindi ho 4 anni di superiori, insomma, arrivare al diploma non con 13 anni di studio ma con 12, per allinearci a quelli che sono gli standard europei. Normalmente in Europa funziona così, infatti c'è un'amica di mia figlia che sta già facendo l'università, mentre mia figlia si è diplomata quest'anno. Lei è andata in Francia, andando in Francia
e questo è stato. C'è per esempio Associazione Italia Viva, ma non solo, anche per esempio Sinistra Italiana Verde, c'è l'idea di portare a 18 anni l'obbligo scolastico, quindi innalzare quello dell'obbligo scolastico, mentre abbiamo nell'Italia Sovrana Popolare, sono quelli che sono più drastici sul taglio, sulla cancellazione delle ultime riforme scolastiche, quindi tutto quello che è stato fatto con la buona scuola di Renzi, ma anche il decreto legge 36, quello che è stato fatto recentemente dal governo Draghi, dice di no anche quello, mentre invece propone, no, un'altra cosa, quasi tutti parlano di agire sul numero chiuso università, c'è chi dice di ampliarlo, c'è chi dice di toglierlo completamente, e c'è Italia Sovrana Popolare che invece vuole proporre un referendum sul numero chiuso università, quindi lasciare la decisione ai cittadini. Mentre propone Italia Sovrana Popolare una scuola dei mestieri, cioè andare a recuperare i vecchi mestieri e fare una scuola vera e propria su questo. Noi moderati, torno un attimo indietro perché alcune cose interessanti, una di queste è che propone un dirigente per ogni scuola, non più un dirigente per ogni plesso scolastico, ma ogni scuola ha il suo dirigente separatamente, e propone dei centri dove far convivere i bambini con gli anziani, per riuscire a mettere in collegamento gli anziani e far sì che quelle che sono le conoscenze degli anziani vadano verso i bambini, ma soprattutto anche perché questa convivenza è sempre una convivenza che aiuta gli uni e gli altri. Unione Popolare è sempre molto ricca di tante cose, no? Quindi ci sono aumenti di finanziamenti per il diritto allo studio all'università, propone i posti di 40.000 posti di docente e ricercatore. Quindi c'è tutta una costruzione di asili nido pubblici per aumentare asili nido, anche qui viene, ecco, un'altra cosa che viene proposta molto è un po' in tutti i programmi l'aumento del tempo pieno all'elementare. C'è chi lo specifica e dice al sud, c'è chi invece lo mette a livello nazionale, questo è per favorire il lavoro dalla parte femminile. Italia si tira fuori sì informatiche e lingue, che mi ricordo i vecchi primo programma di Berlusconi, mi ricordo anche le famose ICI, era informatica, inglese e impresa, quindi non c'è impresa ma c'è comunque informatica e inglese. Poi io mi fermerei qui, ci sarebbero tante altre cose, se no, se volete, come dico, lo schema che c'è a disposizione, ci sono dei punti più, ci sono i programmi. Ecco, lo schema può servire anche per stimolare la curiosità, perché sono tutte cose molto schematiche. Accoppiata ai programmi, uno vede e dice che cos'è questo, vado a vedere un attimo sul programma e cerco quel tratto lì. Si trova abbastanza facilmente avendo un'indicazione, quindi uno può approfondire. Quindi passiamo alla sanità, che ce ne parla. Come va? Siamo qua alla fine. Beh, sulla sanità devo dire che mi ha un po' sorpreso, perché si vede quello che si è comportato, si è visto negli anni passati. Intanto c'è una spaccatura fra, passatemi il termine, schieramenti un po' più novax e schieramenti più legati al discorso della salute. C'è per tutti proposte di aumento di personale, aumento di stipendi, aumento di... tutti abbiamo capito, è toccato con mano la sanità durante la pandemia, questi programmi un po' ne risentono e quindi in qualche modo la recuperano. Partendo dalla centrodestra, allora intanto partono con la Meloni, ma conferma anche Salvini, aumenta anche con Fratellità, con Forza Italia. E sicuramente l'abolizione dei Green Pass e la libertà nelle cure mediche, quindi probabilmente anche questo è legato al discorso vaccinale, probabilmente oltre che al discorso terapeutico.
In particolare Fratelli di Forza Italia parla di aumento di organici negli ospedali e nelle strutture sanitarie e, come diceva anche prima Marco, un po' tutti parlano di riduzione del numero di chiuse universitarie, in particolare per le materie sanitarie. Quindi dicono l'eliminazione del numero chiuso, visto che ci mancano medici, ci mancano infermieri, togliamo il numero chiuso. E poi c'è il Noi Moderati che propone uno psicologo, cioè l'inserimento degli psicologi all'interno delle strutture sanitarie. Questa è una cosa che vedremo anche in altri, perché probabilmente è un'altra conseguenza della pandemia. Sul fronte del centro-sinistra parliamo particolarmente nel PD di aumento dei caregiver e aumento delle spese per il Servizio Sanitario Nazionale. Devo anche dirvi che in particolare oltre alla centro-sinistra anche Azione e anche un po' i 5 Stelle parlano di revisione del rapporto Stato-Regione, cioè del quinto emendamento, che praticamente è il rapporto fra quello che è la delega delle funzioni sanitarie dallo Stato alle regioni. Noi viviamo in una regione veramente fortunata, in altre magari il problema è più sentito. All'interno della sinistra, Di Maio propone aumento della ricerca e quindi poco di più, mentre invece Sinistra Italiana e Verdi propongono 40.000 assunzioni in 3 anni di personale sanitario, psicologo di base e caregiver con conseguenti benefici. Per invece più Europa si parla di legalizzazione della cannabis e di legalizzazione della fecondazione assistita, che ad oggi non è legalizzata. Per i 5 Stelle, quello che accennavo alla revisione del rapporto Stato-Regioni per le deleghe proprio sanitarie, aumento dello stipendio per il personale sanitario e nomine dei dirigenti non più con nomine politiche, ma con nomine legate al merito e al ruolo che possono avere. Per il terzo polo, l'attenzione è particolarmente forte sulla prevenzione, sulla riduzione delle liste d'attesa e sulla riforma del personale sanitario e anche del ciclo di formazione del personale sanitario, anche loro proponendo un aumento del numero di persone e abbassamento dei tempi di attesa fino ai 60 giorni. Italia Sovrana propone no green pass e basta privatizzazioni, quindi sostanzialmente è una posizione abbastanza netta. Veniamo a Unione Popolare, che invece ci elenca una... Allora, intanto sicuramente scelte Novax, quindi restituzione dei soldi chiesti a quelli che erano inadempienti, non più limitazioni per i vaccini, quindi una forte posizione legata come Novax, poi aumento delle spese sanitarie, aumento del personale dipendente, quindi qua abbiamo un elenco di attività che poi potete anche leggere e vedere, dove ci sono una serie di richieste che vengono fatte a fronte di aumento di spesa pubblica e aumento di ruolo. Italia Exit invece nella sanità trova forse uno dei principali temi della loro campagna, quindi ci sono una serie di informazioni, appunto Novax, su restituzione di no green pass, no obbligo vaccinale, no vaccinazioni sperimentali, no OMS, OMS, quindi anche uscito dall'Organizzazione della Sanità, e quindi praticamente tutta una serie di attività legate anche alla protesta che per l'esperienza passata. Allora, dovrebbe essere la sicurezza, no? Abbiamo già superato il quell'ora, quindi adesso siete proprio nel mondo dei sogni. Ma non mi sembra niente. Sì, sì, fino alla statisticamente accertato. Dopo interroghiamo. Perché? Ho fatto ricerca, ero un ricercatore, quindi quando c'erano i congressi si impediva alla gente di parlare più di 20 minuti, ma se uno finiva entro 10 minuti veniva applaudito. Non succedeva mai, però questa era la storia, perché si sa che è così. Ma al di là di quello è la sicurezza. Allora, centrodestra, centrosinistra, altri. Peraltro non vuol dire che non hanno niente, se ben chiaro. Così. Non dico terzo polo perché sennò dovrei dire quarto, quinto. Allora, per la sicurezza la cosa fondamentale è che non vogliono la compressione delle libertà individuali di centrodestra, di nessun tipo. Quindi se ci devono essere i controlli digitali non devono essere di massa, ma
proprio selezionate, specificate per tempi brevi. Tutti parlano della lotta alla mafia, alla droga, all'immigrazione clandestina, tutte queste cose qui. Chiedono, ma quasi tutti lo chiedono, un potenziamento dell'amministrazione penitenziaria, sia come personale. C'è molta attenzione in questo momento sull'amministrazione penitenziaria, perché si vede che i sindacati penitenziari si muovono, quindi li ascoltano. Quindi anche nuove carceri, perché c'è il problema dei detenuti e tutto quello che ne consegue. Poi chiedono l'inclusione sociale degli stranieri, quindi un programma di inclusione, cioè che lo straniero entra dentro se c'è un programma, se no non entra, in poche parole, centrodestra. Poi chiedono una cosa, veramente, questo è Fratelli d'Italia, la tutela della proprietà privata per cui l'immediato sgombero della casa occupata. Succede molto spesso, ci sono interi territori nelle grandi città dove questo avviene, e questa è un'attenzione particolare. La Lega chiede le stesse cose e chiede soprattutto più videosorveglianza. La videosorveglianza è molto bella, però se dietro non c'è qualche cosa, sarebbe giusto, ecco, onestamente, lo dico da dentro. Forza Italia tutte queste cose le chiede. E fra le altre cose chiede in maniera molto particolare un potenziamento dell'amministrazione penitenziaria. Si vede che, ripeto, in certi ambienti viene molto sentito. Poi è una cosa che chiede espressamente in noi moderati: il diritto all'oblio, cioè la cancellazione da internet dei contenuti diffamatori, e lotta al bullismo anche digitale. È una cosa proprio che non ho trovato da altre parti. Centro-sinistra, lotta alla mafia. Il PD chiede che non ci siano le querele di bavaglio, nel senso, io ti querelo questo così, a stare dritto, i soliti discorsi, per conoscenza meglio di me. E vogliono la libera produzione della cannabis, che richiedono. Vogliono la valorizzazione della giustizia riparativa. Questa è una cosa, io ho lavorato un sacco di anni nel carcere, posso assicurare che sarebbe una cosa molto bella. Vogliono la riforma delle professioni penitenziarie, quindi anche loro hanno un'attenzione al carcere, al personale del carcere, in maniera un po' diversa. Impegno civico non fa nulla di particolare. Senza Italiani Verdi dicono, ma infatti probabilmente hanno un bel capitolo proprio sulle carceri. Quindi si vede che, ripeto, è un argomento che gli altri volte era più guardato sicurezza immigrati, adesso si sta parlando molto di carcere, veramente non me l'aspettavo. Quindi con tutto quello che potete immaginare, quindi sia per il personale carcerario sia per i detenuti, hanno un'attenzione molto particolare per i detenuti. Poi fanno un'istituzione delle leggi contro i delitti contro gli animali. Onestamente cosa chiedono non lo so, però adesso gli animali sono molto adorati e seguiti, quindi probabilmente lì sanno che trovano qualche cosa. Chiedono il potenziamento del nucleo operativo ecologico e dei carabinieri e guardie forestali. In poche parole, forse chiedono che, siccome sono stati inglobati nei carabinieri, che si formi un corpo come era prima, sé stante, e che sia in modo particolare sostenuto e aumentato. Questo sempre per il problema ecologico, annesso, ambientale, tutte queste cose qui. Anche loro chiedono, Sinistra Italiana Verdi, che ci sia la possibilità di coltivare la cannabis per uso personale. Poi, no, vediamo un po', qui si è cancellato. Allora, devo guardare qua perché se mi metto un carattere molto piccolo sono mezzo cieco, quindi ho aumentato qua. Allora, Azione Italia Viva chiedono per la sicurezza, cosa non me l'hanno messo qua, io non ho seguito questo programma, ma un aumento delle spese della difesa. Quindi la sicurezza viene intesa anche come esercito e tutto quello che ne consegue, quindi di portare al 2% per darti sicurezza a livello, penso, dei confini, la lotta all'immigrazione e tutto quello che non può essere, come politica estera, mandando personale all'estero sotto la protezione ONU e tutto il resto. Italia sovrana e popolare,
la cosa che mi ha impressionato, chiede l'abrogazione della tessera del tifoso. Onestamente so cosa sia, ma pensavo che non fosse un problema così grosso. Questo è il mio parere personale, chiaramente. Unione Popolare chiede più risorse per i forti di polizia, anche qui in modo particolare per quelle penitenziarie. Quindi è trasversale, è una cosa trasversale. Poi chiedono la legittimazione, la possibilità di poter coltivare la cannabis e politiche sociali, sanitarie, educative per la riduzione della domanda di droghe pesanti. Quindi la lotta alla droga deve aumentare il servizio per queste persone che ne subiscono. Il Brexit, qui una cosa stranissima, non me l'aspettavo, aumento delle assunzioni nella polizia, la cura e il rilancio delle periferie, questa è una cosa molto bella, l'utilizzo di una forza internazionale di pace, 50.000 uomini, per messa in sicurezza delle coste libiche. Specificamente chiedono questo, quindi vuol dire che 50.000 soldati, di cui a questo punto presumo la maggior parte saranno italiani, andranno sulle coste libiche per difendere non si sa che cosa. È una cosa particolare, onestamente. Poi chiedono l'aiuto in qualche maniera ai paesi africani per ridurre l'emigrazione, scusate, in questo caso. No al nomadismo, quindi non voglio i dinner in casa. No all'emigrazione selvaggia e no alle città lasciate in mano alle baby gang. Quindi questo me lo vogliono tutti, penso, non solo loro. Quindi per la sicurezza. Non tocca più, adesso tocca parlare. Allora, così una piccola notazione: in passato, quando si parlava di sicurezza, si distingueva quando andavi a cercare nei programmi c'era sicurezza, trovavi certi programmi che sicurezza voleva dire aumentiamo i corpi di polizia, aumentiamo gli altri, a parte c'era innalziamo gli argini, facciamo, cioè il concetto di sicurezza veniva visto seconda. Mentre in questa tornata elettorale è abbastanza uniforme. E se avete notato si parla di energia, ma di sicurezza ambientale si parla più di attenzione al clima, dopo quando si parla di clima. Ma della sicurezza ambientale se ne parla qualcosina di meno rispetto alla volta scorsa. Forse perché abbiamo avuto la batosta adesso del gas e quant'altro, per cui non abbiamo avuto da poco un terremoto come le scorse elezioni, non abbiamo avuto da poco delle alluvioni, ma abbiamo avuto invece una tempesta dal punto di vista energetico e allora si è spostato un po' tutto l'ambiente. Allora, sulle istituzioni vi dico proprio telegrafico perché ci stiamo addormentando, ovviamente qui c'è il centrodestra che chiede da tempi immemorabili il presidenzialismo, non è chiaro che tipo di presidenzialismo, c'è noi moderati che parla invece di semi-presidenzialismo, quindi già scende un attimo nel dettaglio, mentre invece c'è Italia Viva e Azione che parlano di elezione diretta del Presidente del Consiglio. Non so se vi ricordate la famosa frase eleggiamo il Sindaco d'Italia, cioè di usare lo stesso sistema che si usa per eleggere i sindaci, usarlo per eleggere il Presidente del Consiglio. Dopo è chiaro che così è molto di propaganda, qui invece bisogna andare a vedere esattamente che genere di presidenzialismo, tutti i vari contrappesi, e se voi andate a cercare su uno degli indirizzi che vi ho fatto vedere un attimo nel foglio dove sono gli indirizzi, si parla proprio di questo argomento, spiega la differenza fra presidenzialismo e semipresidenzialismo, dice dove c'è un semipresidenzialismo, dove c'è un presidenzialismo in Europa, quindi scende un po' nel dettaglio, se volete lì lo trovate, è detto molto meglio da quello che posso dire io, che casomai domattina quando siete più freschi, non adesso che dormite. Allora, però il presidenzialismo, ovviamente, diciamo che si è cercato un equilibrio con la Lega, che in origine era Lega Nord, quindi dice sì, presidenzialismo, ma più autonomia, quindi la famosa autonomia differenziata delle regioni che era stata avviata ed è stata poi
è, come dire, un po', è rimasto un po' in sospeso. E per contro la sinistra c'è chi dice un netto no al presidenzialismo, soprattutto a livello di PD, mentre proprio ci sono dei no, soprattutto mi sembra l'Unione Popolare, un no secco anche all'autonomia differenziata delle regioni. C'è anche, mi sembra che ci sia anche in sinistra e Verdi questo no secco, e mi ha lasciato un po' lì perché dall'altra parte l'autonomia differenziata è stata chiesta dall'Emilia Romagna, dove governa il centro-sinistra e dentro ci sono anche una parte di quelli che sono di sinistra e Verdi. Quindi c'è un attimo forse il cambiamento di indirizzo. C'è interessante un sì alla sfiducia costruttiva da parte del Movimento 5 Stelle, quindi vuol dire che tu puoi sfiduciare un governo solamente se hai una proposta alternativa, quindi se hai un'altra maggioranza puoi fare un altro governo, puoi dare la sfiducia, se no, no, questo per impedire che il governo cada. Si parla del diritto voto di 16 anni, ho sentito parlare anche da parte del PD, ci sono, come dire, dal mio punto di vista, dico, commento mio personale, in questi programmi tu vedi che c'è, da una parte si dice portiamo l'obbligo scolastico a 18 anni, quindi facciamoli andare a scuola più tempo, però facciamoli votare prima. E quando si parla di lavoro, molti parlano anche di portare il contratto di apprendistato a 35 anni. Quindi mi sembra che c'è un attimo di contrasto fra il pensiero della maturità quando si va a lavorare, quando si va a scuola e quando si vota. Per me non ci sono idee chiare, ma questo è un commento mio personale, è una cosa abbastanza generale. C'è Italia Viva e Italia Viva Azione che di fatto ripropone quello che era la riforma Renzi, quindi il superamento del bicameralismo paritario. Quindi se avete seguito quella riforma già un po' lo sapete, ma è su quell'indirizzo lì. Quando andiamo invece all'Unione Popolare si vede di fronte a De Magistris, quindi c'è molto più un potenziamento dei comuni, di quelli che sono delle autonomie locali, di territorio, e direi che mi fermo qui. C'è anche qui, l'abbiamo messo qua sopra, la commissione d'inchiesta sul Covid, che è venuto utilizzato qua sopra, ma la commissione d'inchiesta sul Covid è stata chiesta anche dal centrodestra. Cioè, dal centrodestra è stato chiesto in modo particolare da Fratelli d'Italia, che non era al governo, perché ovviamente chi governava in quel momento lì non può chiedere una commissione d'inchiesta su se stesso, però in modo un po' meno pesante. Cioè, diciamo che qui si dice che è stata violata la Costituzione. A livello di Fratelli d'Italia invece c'è più una richiesta di fare chiarezza su come si sono svolte esattamente le cose. Dopodiché, se volete scendere nel dettaglio, andiamo oltre. Quindi io mi fermo qui su istituzioni. Se volete ci possiamo anche fermare qui. Se avete delle domande, potete fare anche delle domande su giustizia e ambiente, potete fare delle domande su come poter avere i programmi. Quindi lascio a voi la parola, anche potete anche dirci che potevamo stare a casa, che non sappiamo. No, non vediamo l'ora di sentire l'ambiente. Non vediamo l'ora di sentire le proposte sull'ambiente. Le proposte sull'ambiente. Volete che andiamo avanti? Vediamo se ci sono, se avete delle domande specifiche. Avete delle domande, meglio. Il vincolo di mandato, c'è un partito che... Allora, c'è il Movimento 5 Stelle, di quelli che ho visto io perché non li ho letti nel dettaglio tutti quanti, che non lo chiede in modo specifico, anche perché il vincolo di mandato, l'elezione senza vincolo di mandato è costituzionale, quindi prevede una riforma costituzionale, ma prevede un cambiamento delle regole parlamentari che impediscano gli spostamenti da un partito all'altro
così facili come sono stati finora. C'è da altri parti. Sì, quindi un qualcosa più regolamentare. Cioè, la proposta di discussione che c'è nei gruppi parlamentari all'interno della Presidenza, sia della Camera che del Senato, dove vorrebbero regolamentare questa cosa, in poche parole gli tornano tutti bene, dice chi va via l'ha detto a tante cose, no? Solo che non è semplice, perché mettere d'accordo le persone su questa cosa, perché poi credo che in questo momento cos'è? Almeno 30-40% dei deputati e senatori sono andati avanti e indietro, no? Sì, quindi andare a trovare poi il voto in aula per approvare questa cosa, che deve essere approvata, non è semplice, è voto segreto oltretutto. Comunque questa qui è una proposta che viene fatta per il nuovo Parlamento, quindi in questo può essere più difficile, nel nuovo appena arrivati casomai è un, come dire, uno non pensa di essere lì per spostarsi. Una delle cose che veniva, vado a memoria, che veniva richieste, ho sentito in passato, è per esempio che chi esce da un gruppo non possa poi formare un altro, perché se ne vediamo in Parlamento si sono formati tanti di quei partiti che troviamo qui in queste elezioni, molti sono nati da persone che sono uscite da diversi partiti, si sono uniti provenienti da partiti diversi, hanno fatto un gruppo parlamentare e da lì poi è nato un partito in più. Quindi ci sono più partiti di quelli che abbiamo eletto in questo momento in Parlamento. Ci sono altre domande? No, io dicevo di andare avanti con l'energia ambiente. Energia ambiente? Totalmente. Prendi il microfono però. Sì, sì, no, d'accordo. Ambiente e energia. Adesso sembra un argomento, è un po' complicato onestamente. Tutti vogliono salvaguardare l'ambiente, l'energia fatta in un certo modo, poi si va a vedere, ognuno c'è cioè più o meno. Allora, centrodestra parliamo, cominciamo dal centrodestra perché è il primo la sua, non per altro. Vogliono la diversificazione delle fonti energetiche, compreso il nucleare, e vogliono la filiera produttiva europea dell'energia. Cioè, due cose, una in Italia, facciamo il nostro approvvigionamento energetico autonomo, ma nello stesso tempo chiediamo di fare delle politiche europee in modo che insieme si collabori. Questa è la cosa fondamentale, diciamo, per l'energia. Per l'ambiente, tutti chiedono, cosa che io sono andato a vedere ma che non ho trovato, una nuova definizione del piano strategico nazionale dell'economia circolare. L'economia circolare, sapete, che i rifiuti, tutte queste cose qui, no? Quindi, come fare? Cioè, adesso abbiamo la differenziata, no? Però molte di queste differenziate non è che vada proprio a finire bene, diciamo, sono sì, quelle dei denti, no? Quindi, programmare questo è un costo molto elevato. Come farlo? Vuol dire, nel tempo, impiegare veramente grandi capitali. E questo più o meno lo chiede sia la destra che la sinistra. Un'altra cosa che chiedono, il problema che c'è adesso stato quello dell'acqua, quindi degli invasi, comunque la regolamentazione delle acque, in modo che si possa stare più o meno tranquilli da qui a non so quando, ecco. Anche questo, grossissimi finanziamenti, perché oltretutto c'è il grosso problema, quello è la cosa che per esempio chiede il PD, una cosa che io sono andato cercando perché non me lo ricordavo il nome. Vogliono un fondo nazionale anti-NIMBY. NIMBY sarebbe non nel mio giardino. Cioè, io voglio avere l'ambiente sano, pulito, però tutto quello che ne consegue non deve essere fatto in casa mia, ma da te. La cosa più baggiana in questo momento è dove mettere i rifiuti nucleari che noi abbiamo. E li avremo sempre, sia ben chiaro, perché anche soltanto a livello sanitario ce n'è. Ma lo stoccaggio in questo momento è dentro le centrali nucleari esaurite. C'è il programma nazionale che è stato fatto, approvato e vi dicendo, ma lo sapete meglio di me che c'è stato il Calabria dove è stato fatto 6-7 anni fa, proprio si doveva cominciare a scavare e mettere lì dentro, c'è stato ribellione generale. E quando si è proposto un sito anche qua da noi, no? In una centrale nucleare qua, di fare lo stoccaggio lì dentro.
Allora, dove lo facciamo? Perché bisogna anche rendersi conto che da qualche parte bisogna iniziare. Quindi è molto complicato fare questa cosa. I noi moderati del centrodestra chiedono anche loro il nucleare, ma dicono della terza e quarta generazione. Cioè, che vuol dire che l'avremo, se va bene, fra 50 anni, perché la ricerca è quella che è, quindi è così, fanno così. Una domanda sul nucleare, è una domanda tecnica, sì. Se non sbaglio è stato oggetto di referendum nel passato, sì. Quindi come si, cioè, tecnicamente, come si crea una continuità con il referendum, oppure si può fare una legge? Il referendum non è per sempre, il referendum è per quel periodo, quindi se cambia opinione il Parlamento decide una cosa diversa, al massimo potrà esserci dopo un gruppo che chiederà di fare un altro referendum su questo, ammesso che sia poi passi attraverso la Costituzione tutti i procedimenti da fare. Sì, c'è un problema che noi è che noi facciamo spesso degli errori nei referendum, ci vengono proposti i referendum dicendo questo referendum ha fatto questo, il referendum va ad abrogare una legge o una parte di una legge, quindi non è mai stato un referendum che dice è vietato fare le centrali nucleari in Italia, ma sono state abrogate alcune parti in modo che venisse bloccato quello che è la costruzione delle centrali a suo tempo, no? Però non è che sia più così difficile farle, è più l'indirizzo politico di quel referendum che ha valore, perché dal punto di vista legale superare quello che ha fatto quel referendum alla fine è facilissimo, perché come dico c'è solo il referendum abrogativo. Sì, no, c'è. Comunque, non lo so, anche sull'ergastolo non ci può referendum, tutto quello che è successo, ma la gente rimane in carcere lo stesso, se face... perché quando tu poi gli dai 30 anni e poi dopo non gli dai il permesso di uscire per pericolosità sociale, rimani poi fregato lo stesso, quindi cioè, per bypassare una legge non è mai un problema, non è mai stato un problema, a meno che non ci sia anche le leggi costituzionali, anche quella che la Costituzione, la Corte Costituzionale l'ha cambiato senza che ci sia stato un referendum a monte, quindi è un dato di fatto questo, non per parlare bene o male della cosa, è un dato di fatto. Poi per esempio c'è Sinistra Italiana e Verdi che veramente potete immaginare, sono dei Verdi, quindi chiedono tutto, per esempio dicono che deve essere entro il 2030 il 50% dell'energia deve essere sul rinnovabile, vi dico, vi assicuro che è praticamente impossibile. Al massimo si può produrre in questo momento il 30% dell'energia. Voglio sapere dove vanno a prendere l'altro 20%. Neanche a livello di ricerca credo che sia. Siamo già al 40%. Le rinnovabili. 40? Siamo al 40%, con le rinnovabili siamo al 40%. 30, quest'anno è stato il 39%, si è sbagliato un po' di più, ma è stata consumata più energia, per cui siamo al 39%. Non facciamoci fregare le percentuali, perché noi possiamo produrre la stessa energia, ma se si consuma di più la percentuale cala, ovviamente, sì, a parità. Ma è stato prodotto quest'anno più energia rinnovabile rispetto all'anno scorso. Benissimo, ho sbagliato. No, dato di fatto. Ho guardato i dati l'altro giorno così per altre curiosità. No, io sapevo soltanto che questo è dato Nomisma, ha messo fuori proprio in questi giorni, che l'energia rinnovabile, secondo Nomisma, non può superare il 30% di quella che c'è attuale. Poi dopo io riferisco soltanto a Nomisma. Probabilmente c'è questo problema. Parliamo dell'energia in generale o dell'energia elettrica? Generale. Ecco, allora generale. No, io ero riferimento all'energia. Ecco. Generale, no, non parlo dell'elettrica, parlo dell'energia, perché o si parla di energia generale o se no ci si prende in giro, ecco. Cioè, o tutto o niente, non è che cambia la cosa. Cioè, Sinistra Italiana, elettrica, allora, questo è riduzione al 50%. Sia il piano contro la dispersione idrica, che sarebbe molto bello, lo sapete che gli acquedotti sono bucati, quindi la maggior parte la perdiamo perché il tubatore non va. Poi chiedono 30 miliardi subito sul trasporto pubblico e 10 mesi trasporto pubblico locale gratuito. Ci
su qualche fare, la maggior parte viene finanziato dallo Stato, quindi si fa già adesso, non so a Bologna, non so dalle altre parti, ma credo in tutta la regione Emilia Romagna c'è sotto una certa età che vai a scuola, sì, no? Sì, sì. Allora, fino alle superiori con... di 7 anni gli è arrivato, sì, il tesserino gratuito. Allora, alle superiori, fino alle medie, tutti mi sembrano alle superiori sotto i 30.000 euro di ISEE. Sì. Lo so perché l'ho fatto gratis per me. No, a me è arrivato, cioè, è arrivato al mio nipotino e sono rimasto molto meravigliato perché lui è contento, insomma, un tesserino da mettere qua. E, poi sempre Sinistra Italiana e Verdi chiedono un aumento della raccolta differenziata, ma questo penso che lo vogliono tutti ormai, con tutti i problemi adesso connessi. Andiamo avanti. Chiedono, ed è questo, è una cosa molto interessante, una ulteriore, non vogliono più che sia adoperato il suolo pubblico, il suolo per costruire fondamentalmente. Quello che c'è adesso va bene, può essere soltanto ristrutturato, quindi non puoi costruire nuovi edifici, perché vai a togliere via il terreno che c'è, quindi per tutto quello sul suolo. Ed è, ci sta, a me non sembra una cosa anche logica, però bisogna vedere chi è senza casa, cosa vuole pensare. Andiamo a costruire probabilmente in altezza e non in immagine, perché poi lì bisogna andare a vedere probabilmente cosa sia. Poi anche qui chiedono loro, però lo mettono qua, non nella sicurezza, un nuovo servizio ambientale forestale, anche con tutti quello. Loro questo concetto lo mettono come tutela dell'ambiente, no? Mettere degli operatori che facciano tutela dell'ambiente, chiaramente vanno a fare poi tutte le loro specifiche. Più Europa chiede anche lei la verdura, la burocrazia sulle fonti rinnovabili, e poi non dice di sì al nucleare, proprio dice che bisogna aumentare la ricerca di una fonte nucleare pulita. Questo perché loro, sapete, sono dei radicali, sono quelli che fecero il referendum, quindi chiaramente sarebbero andati un po' in contrasto con quello che hanno fatto. Movimento 5 Stelle. Vogliono un super bonus per facilitare l'accessione del credito della smart card e il cambio del parco auto con modelli elettrici. Loro puntano molto sulle macchine in questo momento. E poi chiedono di fermare completamente le nuove trivellazioni e nuovi inceneritori. C'è stato il famoso dibattito dell'inceneritore di Roma, tutte queste cose qui. Poi anche loro chiedono meno burocrazia in tutte le pratiche e aumento dell'energia rinnovabile. Azione Italia Viva chiedono di ridurre le emissioni di CO2 al 2030 con sistemi di cattura e stoccaggio della CO2. Onestamente non sono un esperto di queste cose, come si faccia a stoccare non lo so, quindi però se si riesce, se è una cosa fattibile, ci sembra una cosa anche buona, ecco. Poi fanno, loro dicono di aumentare la parte ferroviaria, il trasporto sulle ferrovie con una riduzione dei camion che girano, quindi diminuzione, l'abbattimento e tutto quel che ne consegue. Investire in centrali di biogas per il biometano. Poi chiedono una revisione della TARI e una piantumazione di milioni di alberi nelle aree urbane. È un costo grossissimo, perché non è un albero, dopo ha una manutenzione. Se pianti una piantina così dopo non ci stai dietro. Quindi mi fermo su questo, vado avanti su Italia Sovrana e Popolare. Allora chiedo una transizione energetica programmata e sostenibile, non propaganda, proprio specifico chiedono questo. Unione Popolare chiede, faccio soltanto questo, sì alla Banca Centrale Europea per politiche industriali sostenibili, sì alla costruzione di una fronte pacifista internazionale, no guerre, ingiustizie sociali, devastazioni ambientali, sì alla sovranità al popolo per beni comuni, acqua pubblica, ossigeno, mare, spiagge e foreste. Poi chiedo tantissime altre cose, non leggo pochissimo, vedete anche lì sopra, è una cosa che non è semplicissimo, penso, il blocco dei finanziamenti per i progetti fossili entro il 2024, cioè domani. Un'altra cosa che chiedono, mi chiedono, sì alla riforestazione dei boschi e delle aree urbane, 1 miliardo di alberi all'anno. Allora io mi chiedo,
No, io penso che sia 1 miliardo di euro per piantare alberi. 1 miliardo di alberi hanno, cioè tutti noi ci dovremmo mettere lì a lavorare molto, ecco. Su questa cosa probabilmente bisognerebbe avere delle eccezioni. Io non, certamente non sono riuscito a trovare nulla di particolare. I Terexit, anche qui chiedono, per loro è sì tutela degli animali, sì alla defiscalizzazione delle spese veterinarie, no allevamenti animali intensivi, sì regolazione maggiore caccia, sì maggiore regolazione della caccia, l'indipendenza energetica da fonti ecosostenibili. Questo qui chiedono, quindi un programma un po' così generico, sono quelle cose che si sa che loro sono, una parte di loro sono contro, quindi ribadiscono questo motivo. Questo è quello che ho sull'ambiente dell'energia. Io mi fermerei un attimo perché abbiamo raggiunto una certa ora. Se avete delle altre domande sui temi precedenti, ci manca solo la giustizia, ma visto che per ognuno di voi sarà disponibile questo specchietto, se lo richiedete, poi ci sarà Damiana con il foglio per portare la vostra mail, ve lo possiamo lasciare. Io lascio la parola quindi a voi, se avete delle domande, riferimenti da chiedere, perché ci avviamo verso la conclusione. Vi dico solo una cosa sulla giustizia, che è un annuncio. Se siete interessati a quello che riguarda la giustizia riparativa o comunque il discorso delle, delle pene detentive, così abbiamo fatto tempo fa 2 incontri con delle specialisti, abbiamo 2 video sul nostro canale YouTube nel quale potete andare a vedere e sapere qualcosa di più. Per le domande? Dal punto di vista tecnico, uno dei miei obiettivi è quello di capire quali sono le modalità di voto. È chiaro per tutti o c'è bisogno di qualche approfondimento da parte dei relatori? Parliamo del voto, come si vota? Anche per quello. Anche. Però non vi diciamo chi votare. No. Se non avete domande, vi facciamo. Avete capito lui di che gruppo è? No. Un po' di beh, sinistra sicuramente. No, sono riuscito bene. Allora, se ho pensato che passava le cose di mio. Io dico che se siamo tutti d'accordo e non vogliamo approfondire ulteriormente la giustizia, possiamo anche salutarci se non ci sono altre domande. Io dico che ha fatto un lavoro veramente egregio, nel senso che cioè anche per me su tante cose si è un po' schiattati, perché senti, vabbè, ci sono i vari slogan a livello generale, quindi dopo è chiaro che di fronte agli slogan generali che si sentono in, nelle varie trasmissioni, e che ormai mi rifiuto di ascoltare perché è diventato impossibile a capire e soprattutto ad ascoltare attraverso delle modalità che vengono usate, uno ha una certa idea rispetto ad un ideale di vita. Ecco, io quello che per me è un ideale di vita, del vivere di un bene comune in una comunità come la nostra, diciamo così, che è già complesso vivere qua, quando ci si scontra a livello, e Monica, a livello di amministrazione locale. Sto facendo questa esperienza da 3 anni come consigliere e dico, vorrebbero tutti i cittadini almeno una volta nella vita affrontarlo, ma non perché si riescono a capire meglio i problemi che ci sono amministrativamente, i problemi, cioè, come funziona una maggioranza, una minoranza, a cosa dare priorità, che è questo, che a volte ci si ferma soltanto a delle scazzettature generali che non servono proprio a niente e si perde di vista quello che è il fine invece comune della comunità. E questo lo imparo. E la stessa cosa mi sta succedendo in questa situazione, ecco, perché dopo io ho una mia idea di vita e quindi stavo pensando al discorso anche dell'energia, no, e dell'ambiente. A Mantova, l'altra settimana, proprio mica tanto, sabato, una conferenza meravigliosa di Stefano Mancuso, il biologo, eccetera, studioso dell'ambiente, che è famoso in tutto il mondo, che è chiamato, eccetera, eccetera.
lui ha detto che cosa possiamo fare, cosa possiamo fare in generale nell'arco di 70 anni per bloccare un attimino la situazione dell'emissione di anidride carbonica, ed è quella che in alcuni punti è stata detta. Piantare alberi, poi c'è lo stoccaggio, ci sono le ricerche che stanno andando avanti, ma adesso come adesso la situazione è così, perché è grave da questo punto di vista. E stiamo andando, quindi ho detto ciascuno di noi, io lo so che sono tanti giorni e mi fa piacere, mi dispiace non siano venuti i miei nipoti per altri motivi, e perché poteva aiutare un pochino anche il pensiero, ecco, a formarsi un attimo, al di là di questo dice questo, quell'altro dice l'altro, eccetera, eccetera, poi li confrontiamo. Ma è stata una serata, io vi ringrazio perché avete fatto un lavoro che io non avrei mai fatto, dico la verità, al di là di uno o due cose. Ecco, e quindi è stato molto importante, una serata importante. E dopo è chiaro che ciascuno di noi sarà anche spiazzato, perché per certe cose si è spiazzato e basta. Dopodiché. L'importante è non stare a casa. No, perché no, sennò se ci sono gli altri noi siamo le stesse. Certo, assolutamente, proprio. E volevo dire anche su questo che ci sono molti ragazzi giovani che a settembre dovrebbe partire una. Sì, a fine, se siamo già a settembre, a fine per settembre, primi di ottobre, dovrebbe partire una scuola di partecipazione politica organizzata dal Movimento Politico per l'Unità a livello nazionale, che si svolgerà in parte online, in parte invece in presenza a livello regionale. Quindi se vi interessa io lascio il recapito e penso sia abbastanza interessante, perché imparare a partecipare è il modo migliore per poter incidere davvero su quello che faremo, perché questo è quello che ci viene proposto, ma se partecipiamo arriviamo anche a essere quelli che propongono, quindi possiamo cambiare le cose. Come diciamo sempre, ci sono dei nomi che ci vengono dati, non possiamo fare preferenze niente, però se uno partecipa può essere fra quelli che scelgono i nomi che vengono messi in lista. Io faccio l'ultima chiamata per le domande, chiarimenti, altrimenti direi che ci possiamo salutare, quindi vi ringrazio per aver partecipato.